stasera. Io vi devo confessare che ho un po' di emozione. Io sono abituato, voi lo sapete, abbiamo fatto tante mostre molto importanti, però essere seduto qui su questo tavolo insieme anche alla signora Battaglia, per la sua storia, per quello che ha fatto, insomma, un po' di emozione la sento. Comunque adesso cerco di metterla da parte per quando ci riesco e dico alcune cose un po' introduttive di quello che almeno a me pare aver capito del lavoro della signora Battaglia. Ho capito per esempio che il suo lavoro è soprattutto mosso da un profondo sentimento, un sentimento che è figlio di un autentico interesse verso l'umanità, soprattutto verso l'umanità che soffre. E questa umanità, a mio parere, viene narrata con compostezza, grande compostezza, senza cedimenti a ipocrisie, a false coscienze, senza retoriche. Per cui mi sono fatto l'idea che le sue fotografie, quanto alle atmosfere, mi sembrano quasi delle trasposizioni fotografiche di uno sguardo caravaggesco, da una parte. Però, dall'altra parte, relativamente alla composizione, mi riferisco, mi sembra che rimandino più a quella nobile semplicità di stampo neoclassico. Vi faccio degli esempi di alcune immagini che comunque sono presenti nella nostra mostra. È una mostra molto vasta, ci sono 300 opere, peraltro la mostra inizia con un focus dedicato alla città di Milano, città nella quale la signora Battaglia ha iniziato poi la sua attività, l'attività artistica. Vi faccio alcuni esempi. C'è una foto, per esempio, che rappresenta alcuni devoti che in ginocchio salgono le scale per raggiungere il santuario di Santa Rosalia e sono presi da dietro, no? E in primo piano ci sono i piedi sporchi, i piedi impolverati di questi devoti. C'è un'altra foto, quella della madre di Giuseppe Impastato. È una foto in cui viene fuori il dolore enorme, lancinante di questa signora che ha perso così tragicamente il proprio figlio, però questo dolore è rappresentato con grande compostezza, con grande dignità, e questo in quella foto appare evidente. C'è una foto di due bambini che camminano abbracciati in un vicolo di Palermo e sono ripresi da dietro. A me immediatamente mi è venuto in mente, non lo so, un'immagine di un film di Charlie Chaplin, il Monello, no? Quando sono questi due, Charlie Chaplin e il bambino che a un certo punto nella scena finale se ne vanno. E poi ci sono altre fotografie, le bambine siciliane che giocano a pallone, altre che invece lavano i piatti. E ci sono le fotografie anche che rappresentano le semplici gioie di una gita comune, qualunque, per esempio fuori porta, a Villa Favorita di Palermo o magari anche a Mondello. E poi chiaramente ci sono i tanti, troppi, ammazzati dal cancro della mafia. Ecco, in queste fotografie è chiaro che si coglie la crudezza, no? Di quello che viene rappresentato, la crudezza della realtà. Ma questa realtà è rappresentata, secondo me, con una partecipazione e anche una compassione, che secondo me rappresenta proprio la cifra stilistica della Letizia Battaglia. La mostra non a caso si chiama sottotitolo, mi sembra, fotografie, storie di strada. Perché dico io, ma se tu vuoi incontrare la realtà, non il simulacro della realtà, perché il simulacro della realtà magari lo puoi vivere anche nelle tue mura domestiche, ma se tu vuoi incontrare la realtà e quindi la verità, devi uscire da casa tua, devi andare quindi incontro alla gente, devi andare nei posti dove le persone vivono, e quindi devi andare in strada. E non importa poi, questo era un po', no, quello che veniva fuori da tutta la poetica di Caravaggio, non importa se quello che descrivi è bello o è brutto, ma è così. E quindi io lo rappresento così come avviene. Ecco, naturalmente alla fine, e concludo brevemente, dico, è chiaro che qui ci troviamo di fronte a una fotografia che ha una coscienza, no? Nel senso che, perché ha una coscienza? Perché non si limita a registrare quello che si vede, no? Eccetera, eccetera, ma anche a denunciare, magari anche a scuotere elementi
di chi non ha visto le cose o di chi magari fa anche finta di non vederle, no? Quindi è anche un lavoro contro l'ipocrisia. E quindi davanti alle sue immagini, io personalmente, ma credo la stragrande maggioranza di tutti voi che già la conoscono e che vedranno questa mostra, non potranno rimanere affatto indifferenti. Io termino qui, scusate un po' l'emozione di questo momento, e passo la parola al nostro assessore alla cultura Filippo Del Corno.